Il corso falegname ebanista per l'allestimento e il restauro delle imbarcazioni da diporto risponde all'avviso PROV BR 9/2012 e si inserisce all'interno dell'asse 4 capitale umano, quindi viene finanziato dal piano operativo Puglia 2007-2013 e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. La provincia di Brindisi ha approvato questo progetto realizzato da ECIPA in collaborazione con CNA e Sintesi nel 2013, avviato poi nel maggio del 2014. L'avviso prevedeva due linee di azioni: azione 1 per l'innalzamento del livello delle competenze dei disoccupati in provincia di Brindisi e azione 2 per il recupero dei saperi tradizionali. ECIPA ha deciso di puntare su questa seconda linea di azione sia per un'esperienza pregressa con idee progettuali e corsi relativi appunto allo sviluppo degli antichi mestieri, sia perché siamo convinti del fatto che ci siano alcune professionalità che nel contesto locale si stanno perdendo e che pure in realtà potrebbero trovare uno sbocco professionale. Colui il quale lavora le imbarcazioni in una città marittima come Brindisi sicuramente potrà trovare sempre un futuro occupazionale. Ecco perché quest'idea, insieme appunto al cantiere navale danese, con all'interno delle ore di teoria e di stage la possibilità di confrontarsi con figure e professionisti quali appunto Giuseppe Danese, che è anche il presidente del distretto della nautica pugliese. Un ringraziamento sicuramente all'ECIPA, che è l'ente di formazione che fa parte della CNA, un'intuizione geniale, questo corso da falegname ebanista in un momento in cui molti settori produttivi pensano all'innovazione tecnologica. Noi facciamo un tuffo nel passato rievocando antichi mestieri che nell'arte della nautica in questo momento è fondamentale. Il falegname ebanista risulta essere una figura di altissima professionalità, viene utilizzata in imbarcazioni yacht e mega yacht di prestigio e serve soprattutto a soddisfare le voglie e i desideri di armatori esigenti. Nelle 300 ore di teoria gli allievi affrontano tematiche e argomenti trasversali e professionalizzanti: la sicurezza nei luoghi di lavoro, l'inglese, l'autoimprenditorialità e materie appunto professionalizzanti grazie ai docenti esperti del cantiere navale danese quali Giuseppe Mormile, Giuseppe Danese, Massimo Danese e materie appunto quali processi di lavorazione delle imbarcazioni e processi di assemblaggio e materie come per esempio storia del modernismo navale, il settore economico e produttivo locale, affinché appunto abbiano delle infarinature rispetto al contesto nel quale poi andranno ad operare. Ma anche un'altra responsabilità e anche un altro potere di spesa è un criterio di imputabilità della responsabilità. Quindi diciamo dopo che è uscita la legge 81 del 2008, poi si sono ancora delle integrazioni e delle specificazioni, in modo particolare sulla figura del preposto, che oggi è disciplinata e integrata, oltre all'articolo già prevista dall'81, dalla 121 del 2009. Dove ci dice che non viene contestata la mancata riduzione delle misure, ma addirittura la mancata individuazione del rischio rispetto a quella attività. Per cui il mancato intervento, la mancata attivazione di questo responsabile rispetto a un'azione necessaria a scongiurare l'evento dannoso ha posto questa responsabilità in capo al servizio di protezione e prevenzione. L'obiettivo è, con la parte teorica che abbiamo fatto inizialmente, con le esperienze che farete con il cantiere, avere diciamo delle piccole basi al fine di affrontare quell'argomento di manutenzione ordinaria e straordinaria, che è poi la parte che è la parte puramente tecnica. Io non c'è un reparto nel cantiere, ma ci sono delle ditte che lavorano per noi e svolgono questo tipo di lavoro sulle imbarcazioni in cantiere e fuori quando c'è bisogno. Volta per volta, a seconda del lavoro che dovete eseguire, andate ad acquisire. Proprio perché è un cantiere di messaggio e di restauro, di manutenzione, noi non abbiamo diciamo, il programma con un cantiere che produce, c'è la programmazione dei tempi di lavorazione e anche dei materiali.
I nostri alunni si sono dimostrati molto interessati nelle ore di teoria fatte in aula. Già lì abbiamo cercato di sviscerare quelle che erano le attitudini di ogni singolo alunno e abbiamo avuto degli ottimi risultati. Abbiamo avuto una classe molto attiva, molto partecipativa, con pochissime assenze, per cui già lì hanno dimostrato un certo interesse. Il risultato ottenuto con gli alunni all'interno del cantiere navale devo dire che è eccellente. Veramente i ragazzi hanno recepito tutte le informazioni che le sono state trasmesse nelle lezioni in aula. Abbiamo diviso in gruppi gli alunni e a rotazione li stiamo facendo passare da un reparto all'altro affinché appunto ogni alunno abbia la conoscenza dell'intera vita della cantieristica a 360 gradi, chiaramente inerente sempre al discorso falegnameria e banisteria. Già voi vedendo i reparti, magari qualcuno deve memorizzare una sorta di attitudine, no? Per esempio, dice, ma a me piacerebbe stare in questo reparto piuttosto che un altro. Fermo restando che farete la rotazione, quindi tutti quanti sarete impiegati a fare lo stage in tutti i reparti. Però ci piacerebbe sapere lì dove qualcuno è maggiormente portato per un settore. Va bene? Niente, intanto faccio un benvenuto e poi vi passo la parola a Giuseppe che vi darà qualche nozione tecnica. Grazie ragazzi. Il nostro obiettivo è di vedere i reparti dove sono ubicati. Oggi facciamo una breve visita del cantiere per capire la sede dei vari reparti, se ci sono reparatori che vedremo di conoscere e poi vediamo a fuoco in diretta le operazioni di alloggio che sono in corso in questo momento. Il nostro cantiere ha sede in Brindisi e opera da più di 30 anni nell'ambito del diporto e offre assistenza e servizi per yacht e mega yacht in tutto l'Adriatico. Il nostro cantiere è suddiviso in reparti in grado di offrire la massima maestranza e professionalità sulle varie componenti dell'imbarcazione. Noi abbiamo clienti di vario livello, ovviamente parlando di yacht e mega yacht andiamo a toccare una clientela di lusso, un target molto elevato. Abbiamo a che fare anche con personaggi famosi, VIP, professionisti e gente che comunque opera in settori importanti per quanto riguarda la loro vita professionale. E quindi nel nostro cantiere possono lasciare la loro imbarcazione nel periodo in cui non la utilizzano e noi garantiamo la manutenzione nel tempo, nel periodo invernale soprattutto. Infatti noi riusciamo ad offrire un servizio in sosta invernale in secco o in acqua, a seconda della richiesta, e comunque la nostra principale attività è quella di preparare la barca poi per la navigazione, per l'utilizzo finale, la crociera, la vacanza nell'armatura. Parte sono stranieri, il 60% sono clienti stranieri, il 40% italiani, ancora di meno pugliesi, le imbarcazioni importanti del suo in Puglia ci sono e noi siamo cercando di fare una campagna in modo da aumentare la presenza del nostro cantiere. Ho scoperto attraverso il sito dell'amministrazione della provincia che c'era la possibilità di frequentare questo corso di ebanista falegname sulle imbarcazioni da riporto.
Abbiamo avuto un periodo di preparazione teorica di 5-6 settimane e dopodiché stiamo attualmente frequentando uno stage presso i cantieri danese, dove stiamo imparando, acquisendo le varie tecniche già discusse in aula insieme ai professori. È stato inserito inizialmente nel reparto logistico che si occupa del varo, dell'alaggio delle barche, dello spostamento sul piazzale e varie piccole riparazioni prima del varo definitivo. Sto acquisendo delle nozioni che mai avrei immaginato. Io pensavo di sapere abbastanza per tutto ciò che riguarda il mondo della nautica, invece qui ho imparato tantissimo, veramente tantissimo. Sono contento di aver preso questo indirizzo. Io ho voluto appurare questa conoscenza del legno prendendo questo attestato di ebanista. Essendo l'ebanista una figura tecnica specifica nel settore, in quasi tutti i settori della falegnameria, soprattutto nella nautica, perché l'ebanista è la figura principale, possiamo dire, del settore. Ho avuto esperienza con la nautica, essendo un ex operatore portuale. Ho frequentato anzi un corso come operatore portuale e l'ho frequentato proprio in questo cantiere qui. Mi sono trovato benissimo, sono persone squisite e molto professionali. Io la vedo più che altro come un punto di partenza per un lavoro futuro, anche perché qui sto appurando di persona tutti i processi di lavorazione che effettua un ebanista. Non si effettua niente da soli, ma con più persone, essendo anche un lavoro abbastanza specifico e tecnico. Campo. Però mi piaceva molto questo fatto del recupero dei vecchi lavori, no? della manualità che diciamo che nel corso del tempo un po' si è perso. Eravamo parecchi. E poi tramite quello di selezione secondo me sono riusciti a creare una classe molto variegata, però allo stesso tempo omogenea, nel senso che siamo comunque un gruppo abbastanza affiatato, cioè si lavora bene, andiamo tutti abbastanza d'accordo, quindi è un bel team.
dal punto di vista delle nozioni, della preparazione, mi sento molto arricchito. Nel corso di questi mesi, secondo me, abbiamo appreso tanto. La cosa più importante è mettere mano e quindi vedere come toccare proprio con mano, come si lavora, cosa si fa, i materiali, cioè quello, l'aspetto proprio chiave, secondo me, di questo corso. Io sono stato assegnato al reparto falegnameria insieme ad altre 5-6 persone. La falegnameria si lavora molto bene, anche perché c'è un ambiente molto tranquillo. Io, in generale, cioè, il corso è tranquillissimo, si lavora molto bene. Soffre ancora, ma non soffre la cantieristica, anzi paradossalmente è stata inversamente proporzionale. Con l'avvento della crisi il settore cantieristico e customerizzato, cioè la personalizzazione delle imbarcazioni, ha avuto un incremento esponenziale. La personalizzazione delle barche, ormai le aziende che costruiscono gli yacht non lo possono più fare perché i costi sono alti, per cui normalmente il cliente acquista la barca così come viene venduta in serie, diciamo così, e poi se la fa personalizzare dal proprio artigiano di fiducia, ma lo può fare solo un professionista che conosce la materia e un artigiano che ha un contatto diretto con l'armatore. Non ci possono essere interposte persone o agenzie di collocamento che possono fare questo, ma il desiderio dell'armatore deve essere direttamente trasmesso a chi ci deve mettere le mani e deve operare. E 300 di stage che si svolge nel cantiere navale da Mese. Ciao, 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 Michela. And a boy that just won't fight. Baby, it's a grind. And this your bitter life. Nothing just won't do. The girl pleads, the woman needs a wedding ring. That bird won't sing. Suffocating.